Ciao, buongiorno. Mi chiamo Gabriele Zarcone e ho 12 anni. Mi piace giocare a calcio e infatti faccio calcio da 9 anni e mi piace anche ascoltare la musica. Mi è sempre piaciuto avere un potere di decidere qualcosa. Se tu fossi sindaco di Rapallo? Io sono d'accordo sul fatto della pista ciclabile di Rapallo. E anche di magari ristrutturare delle case che ora non sono abitate, che potrebbero essere molto utili. Allora, nasce dall'idea che i ragazzi possono contribuire in positivo al miglioramento prima di tutto della scuola e poi anche al miglioramento della città. Ogni classe ha visto candidarsi alcune persone, c'è stata una votazione all'interno di ogni classe, ne sono scaturiti due rappresentanti per ogni classe e che hanno formato appunto il Consiglio Comunale dei Ragazzi, che fa delle proposte sia al sottoscritto che in futuro al sindaco e ai consiglieri della città, che hanno dato la loro disponibilità per accettare queste proposte, per discutere di queste proposte all'interno del Consiglio Comunale. È una splendida iniziativa voluta dalla nostra amministrazione, e dal preside Daneri, da tutta la didattica e dal presidente del Consiglio Mentore Campodonico e dal nostro consigliere Filippo Rasinio, che si sta occupando di questo progetto da circa un anno e mezzo. Da parte mia ha trovato le porte aperte, assolutamente, perché avere il contatto con i ragazzi per un sindaco è meraviglioso. In primis sono papà e di conseguenza sono abbastanza sensibile ai problemi dei giovani e al mondo giovanile. E vedere anche i bambini, che ormai non sono tanto bambini perché hanno 12 anni, 13 anni di conseguenza, che si interessano della propria città, secondo me è un segnale importante dove le amministrazioni veramente devono essere soddisfatte e partecipare a questi progetti. Lo ritengo proprio doveroso dal punto di vista anche istituzionale.